Allora, buoni e validi motivi per iscriversi a questo istituto. Molto spesso noi studenti, noi ragazzi abbiamo con la scuola un rapporto un po' particolare di amore e odio, perché a volte non ci va di studiare, a volte non ci sta simpatico un professore o un compagno di classe, però dobbiamo riconoscere quelli che sono i pregi del nostro istituto. Io ormai frequento questa scuola da 5 anni quasi, sono giunto al limite del mio percorso e quindi penso di conoscere molto bene questa scuola e diciamo tutte le sue caratteristiche positive. Prima di tutto, il primo buon motivo per iscriversi a questa scuola è la struttura. Ricordo quando ho fatto l'accoglienza, le attività di orientamento per scegliere l'indirizzo della scuola superiore e sono rimasto molto affascinato dalla struttura della scuola, da quanto questa effettivamente sia accogliente, ci offre degli spazi in cui possiamo socializzare. Non parlo solo dell'atrio, ma anche delle classi che diciamo ci danno l'opportunità di stare comodi. Sappiamo che purtroppo la situazione edile in Italia per quanto riguarda le scuole non è uguale in tutte le scuole, noi siamo molto fortunati sotto questo punto di vista. Un'altra caratteristica che volevo mettere in evidenza invece era quella dei progetti, perché la nostra scuola è molto attiva dal punto di vista didattico ma anche delle competenze, quindi non studiamo, non ci concentriamo soltanto sul programma curriculare, però diciamo che abbiamo l'opportunità anche di frequentare corsi come le CDL oppure corsi di lingua. Addirittura alcuni miei compagni di classe hanno ottenuto il certificato del B1, la certificazione d'inglese, e quindi sono potuti andare a fare un viaggio all'estero, tre settimane in Spagna, e hanno anche avuto l'opportunità di imparare una nuova lingua. Invece un altro aspetto che volevo mettere in evidenza era quello della modernità della scuola. Infatti abbiamo laboratori di chimica, di fisica, dove possiamo effettivamente vedere con i nostri occhi, toccare con le nostre mani quello che leggiamo sui libri di scuola, e non solo, anche un laboratorio di informatica. Sappiamo quanto è importante al giorno d'oggi essere aggiornati ed educati alle nuove tecnologie, e quindi abbiamo la possibilità di confrontarci anche con queste. Mentre l'ultima cosa che volevo dire è questa, raccontandola voglio dire anche una mia esperienza personale, è quella del contesto sociale che si è creato nella nostra scuola, che credo sia molto attivo e molto stimolante. Io quando sono entrato in primo ricordo che ero un ragazzo molto timido, avevo paura di socializzare, però diciamo che per esempio con le attività di accoglienza ho fatto amicizia subito con tutti i miei compagni di classe, non solo, anche con i progetti. Abbiamo il modo di confrontarci con alunni di altre classi, ma lo stesso confronto che si crea con i nostri professori ci dà modo di crescere anche a livello personale, e io credo che la scuola mi abbia aiutato molto ad aprirmi, a diventare più estroverso. Infatti adesso sono anche rappresentante di istituto, questo vuol dire che ho dovuto interfacciarmi con tutta la comunità studentesca, ho dovuto parlare ad un grande numero di studenti, e quindi voglio dare il merito anche alla scuola che frequento e al contesto che si è creato in quest'ultimo. Quindi non è soltanto un contesto formale, ma può essere anche un contesto informale dove poter socializzare. Ed infine, questa è una cosa che aggiungo perché ci troviamo in un periodo particolare che è appunto il periodo della pandemia, quindi a causa dell'epidemia, la scuola è molto preparata, è molto organizzata. Io sono rimasto molto sorpreso quando sono venuto all'inizio dell'anno e ho visto che vi era la segnaletica orizzontale, dispenser, e quindi è sicura sotto questo punto di vista. E niente, per questi motivi vi consiglio di iscrivermi al mio istituto.